Sì, è vero, abbiamo sognato questo anno, siamo stato vicino, abbiamo sbagliato tutti, tutti. Lo so che è brutto, anche per noi. Noi anche lo vogliamo vincere, ma qua è una città calda e si deve sempre fare insieme. Brutti momenti devi stare insieme e belli momenti. E oggi lo so che è brutto, ma abbiamo vinto, andiamo in Champions. Speriamo che prendiamo anche giocatori forti per l'anno prossimo e facciamo delle belle cose. Il campionato di Hellas e Napoli per entrambe è una stagione che parte con delle incognite, con tanti cambiamenti, con magari anche un po' di tensione, ma con nuove pagine da scrivere. Lozano va ad infilare ancora Amione, la palla si è un po' aperta, Lozano cerca di crossarlo, Osimhen non ci arriva, rimorchio Kvaratskhelia, ci mette 36 minuti e mezzo a segnare il suo primo gol in Serie A, sbuca da dietro Kvicha, Kvaratskhelia e pareggia per il Napoli. Passare alla buon metà, Kvaratskhelia, occhio alla conclusione, Kvaratskhelia! Ma come si è presentato? Come si è presentato al Maradona? Kvaratskhelia, destro imprendibile, destro speciale, è 1-0 per il Napoli. Anghissa, arriva ancora il Napoli, Osimhen, un fulmine, Victor Osimhen si toglie la maschera, fa 2-0 per il Napoli, prima Kvara e poi Osimhen, raddoppio per il Napoli. Occhio alla vodka, Kvaratskhelia, controllo, finta, va sul sinistro, Kvaratskhelia, giocatore fantastico, doppietta alla prima, al Maradona, si batte il petto, 3-0 per il Napoli. Signore e signori, che giocatore che ha preso il Napoli. Eccolo qui, il primo gol italiano anche di Kim, che sfetta su tutti e fa poker per il Napoli. Osimhen la gira, Politano tutto solo, Politano ci prova col destro e poi Elmas in posizione buona, segna lui l'1-0. Napoli, prova la Veronica, Kvaratskhelia, si accende Kvaratskhelia, palo, una furia qui. Arriva la palla, centrale, colpo di destra da parte di Kipro Medel. E gol, ha pareggiato il Napoli, inutile tocco di Provedel. Il momento di Anghissà, trovato in posizione ottima. Anghissà all'indietro, sta caricando il destro fortissimo nella conclusione, Kvaratskhelia al terzo tentativo. È un'occasione dietro. Lozano, buono nel controllo, rasoterra per Gaetano che lascia lì Raspadori all'89esimo, fa esplodere il Maradona e risolve una partita appiccicosa per il Napoli. Prima di Tonali che è andato già a pescare Klunic, poi Giroud e il salvataggio, controversa, occasione clamorosa per il Milan.
va col mancino e fa 1-0 Napoli. Aveva intuito Maignan, che infatti si rispera. Politano perfetto. Fa il portoghese, palla morbida in mezzo, Simeone! 2-1 Napoli! Simeone! Scelta di tempo perfetta sull'assist di Mario Rui, da attaccante vero. Ancora, altro cross in mezzo, tentativo, fondo, ha fatto un miracolo Kim, d'angolo. Ha fatto un miracolo Kim, perché ha messo il gambone. Varaschelia, viaggia alla fascia sinistra del Napoli, guarda in mezzo, Mario Rui fa partire il cross, Anghisa! Porta avanti il Napoli, al sesto minuto, accelerazione mancina della squadra di... Portano delle possibilità, perché anche Sai rompe in area di rigore e infila Milinkovic-Savic per la seconda volta. 2-0 in 11 minuti, doppietta. E allora si libera della strada per il numero 77 del Napoli, va Kvaratskhelia in area di rigore, in mezzo Kvaratskhelia, bacia al palo, 3-0 per il Napoli, ancora una cavalcata in campo aperto e la firma è quella di Picia Kvaratskhelia. Politano spiazza Radu e manda avanti il Napoli 1-0. Mario Rui, altra possibilità di cross con Radu che viene impallinato da Giolito Simeone, come a San Siro, segna di testa il gol del 2-1 per il Napoli. Rimane in aria Juan Jesus, pareggiato il Napoli con Juan Jesus, 1-1 prima dell'intervallo. Andato via Kvaratskhelia, stretto sul taglio per Osimhen, inventa Kvaratskhelia, segna Victor Osimhen, 3-2 per il Napoli, torna a gol anche in campionato dopo la Champions. You came into my life just like another season. Palla verticale a cercare Osimhen. Smalling, Osimhen! Scova via Smalling, trova l'1-0 Napoli, minuto 80. Il capolavoro in una partita così bloccata, c'era bisogno di un colpo di teatro e l'ha fatto Osimhen. The seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon into the night. Kim, l'ho visto però anche Rogerio che scende con Di Lorenzo, che riesce comunque ad arrivare primo sul pallone, colpo di testa, Osimhen, doppio controllo e il Napoli è già in vantaggio. C'è il corridoio per Kvaratskhelia, su di lui Maxim Lopez, nasconde il pallone, Kvaratskhelia mette in mezzo per Osimhen che appoggia il secondo assist di Kvaratskhelia. Questi due fanno male ancora al Sassuolo. Mario Rui propone per Kvaratskhelia, eccellente controllo! Verso Consiglio Osimhen, pallone nella borsa, 4-0, tripletta di Victor Osimhen. La regala al numero 20, un'occhiata alla porta, cerca il cross sul secondo palo di testa Osimhen, la pareggiata subito, Victor Osimhen con il primo gol di testa del suo campionato. Su Osimhen, Demiral contro di lui, Osimhen passa, Elmas riceve, prova ad andare sul sinistro, ribalta la partita Elmas che si gode l'urlo di tutti, vinceva l'Atalanta 1-0, ora vince il Napoli 2-1. Che azione ha fatto Osimhen andando via Demiral, filtra Mele, la mano di Mele attraversa per fermare Lupan, la palla lì, si salva il Napoli, che occasione clamorosa.
punto di battuta. La parata di Vicario non basta, si piegano i polsi all'ultimo istante, Lozano sblocca il punteggio al Maradona, 1-0. Contro Parisi, ancora una finta di corpo di Lozano, Osimhen a vuoto, invece raddoppia alle sue spalle, Zielinski, 2-0 Napoli, partita chiusa. C'è che cross, Elmas, arriva Osimhen! Osimhen ancora di testa come a Bergamo, porta avanti il Napoli. Di andare dentro tra i due centrali, Osimhen poi di tacco pulisce perfettamente per Lozano, arriva Zielinski dall'altra parte, Lozano per il numero 20 che pulisce su destro la piazza, Zielinski, 2-0 per il Napoli, secondo gol consecutivo per giocata incrociata di Anghissà per Elmas, la chiama Osimhen, Elmas però sterza, batte Silvestri, golazzo di Elmas e ancora una volta si distende perfettamente. Eravamo rimasti, si staranno chiedendo questo ovviamente i tifosi del Napoli dopo una prima parte di stagione assolutamente strabiliante. Chissà che questo tenore, questo ritmo, questa grande capacità di trasformare in oro ogni pallone giocato, in particolar modo da quei tre lì davanti, non possa continuare anche dopo il Mondiale. È finita! L'Inter ha battuto il Napoli per 1-0. Prima sconfitta. Il ricordo di due figli della Sena blucerchiata, Luca e Sinisa, che si intreccia con la lotta a salvezza e con l'esigenza del Napoli capolista di rispondere a chi si sta avvicinando pericolosamente. Del Napoli, scatto di Osimhen, taglio per lui e palla dentro, Victor Osimhen a Marassi, è una sentenza, sblocca il Napoli dopo il rigore sbagliato, guarda un po', sempre con lui Victor Osimhen, 1-0. Napoli-Juventus è la sfida, col panorama sullo scudetto, col panorama sul tricolore, perché la classifica parla chiaro, la prima e la seconda in classifica, due squadre che punto. La sovrapposizione di Politano in aria, il cross in mezzo, alto per tutti, Caraschelia, Osimhen, ha segnato il Napoli, 14 sul cronometro, nel corso del primo tempo, cambia il parziale a Maradona, Victor Osimhen. La sventagliata di Politano a cercare Osimhen in area di rigore, interviene Osimhen, cattura palla, la serve Caraschelia, è solo destro! Caraschelia ha raddoppiato il Napoli, 39 minuti sul cronometro e questa volta sulla sfavatura di Bremer è stato Caraschelia. Caraschelia con il destro ad uscire al limite, il destro e la rete del Napoli con Rachmani, se non andiamo errati è stato lui il difensore della formazione partenopea a colpire con il collo pieno il pallone e a metterlo alle spalle. Imparato il rilancio, Caraschelia in aria, cross secondo palo, Osimhen, e sono 4 i gol del Napoli, ancora una volta Victor Osimhen firma la sua doppietta sull'errore in ripartenza della Juventus. Riceve il pallone in area di rigore, una finta, la palla sul sinistro, il tiro, rete, cinquina del Napoli, Elmas firma la quinta rete della formazione di Luciano Spalletti. Ancora Luciano Spalletti,
Mario Rui, triangolo che si chiude, diventa per una volta la difesa della Salernitana, pallone in mezzo cattivo, Di Lorenzo raccoglie e sull'ultimo frame del primo tempo manda in vantaggio la capolista che ha giocato l'ultimo pallone come nel basket con il cronometro in testa. Cambia direzione, calcia Elmas, palo, Osimhen, tap in e 2-0 Napoli con la tassa Osimhen esibita. Serve ancora Mario Rui, gran palla in profondità, ancora per il Giorgiano che va al cross dalla parte opposta, si alza Osimhen, ferma con il petto, parte il tiro, rete, grandissimo gol di Osimhen, onda anomala numero 9, porta in vantaggio il Napoli, esattamente al 17° minuto nel corso del primo tempo, gol maestoso. L'area poi prova a girarsi, la conclusione, la rete splendida è quella del Ciolito Simeone che raddoppia per il Napoli al 41esimo nel corso del secondo tempo, cambia ancora il parziale al Diego Armando Maradona, la rete è quella del Ciolito Simeone che si è girato in un fazzoletto a dir poco angusto all'interno dell'area di rigore della Roma. Fida alle sue spalle c'è Kvaratskhelia che non si accontenta del corner, carica Kvaratskhelia, pronto a rientrare sul piede forte, Kvaratskhelia chiude e festeggia così il suo 22° compleanno, Kvaratskhelia butta giù il muro della Cremonese. E scarica dietro per Di Lorenzo che gioca di nuovo su Elmas che incrocia e realizza la rete del 3-0 e vuole sentire l'urlo del Maradona. Gioco, partita, incontro. Numero di Kvaratskhelia, va via Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, volevo dirti che ha segnato Kvaratskhelia, è stato un gol incredibile. Pazzesco, Piero, un gol pazzesco. Porta Osimhen, occhio Osimhen, Osimhen, dove è passata? Ma questo è un gol passato. Kvaratskhelia stop, Kvaratskhelia destro, morbido, secondo palo, Zielinski ancora dentro, autogol da parte di Ismaili e Napoli. Fuori, Kvaratskhelia, stop, guarda la porta, cerca di calciare Vicario e poi Osimhen, mai lasciare tutto quello spazio a Victor Osimhen, reattivo al 110%, la mette in porta, non si ferma più, una macchina da gol impressionante. Il cross è ammorbidito da dietro Vecino! Avanti la Lazio al 67° minuto, la mossa di Maurizio Sarri sblocca la tutta veloce il Napoli con Kvaratskhelia verso il secondo palo, si mette attraverso per provvedere il miracolo sulla ribattuta di Kim. Dopo quasi 8 anni la Lazio torna a vincere a Napoli, prima sconfitta interna del campionato della squadra di Spalletti. Attenzione, Kvaratskhelia dalla parte opposta, riceve la sfera, al limite dell'area, entra in area, va Kvaratskhelia, doppio dribbling, triplo dribbling, destro! Destro pazzesco di Kvaratskhelia! Il Napoli è in vantaggio! Un'azione incredibile del duo d'attacco più immaginifico del campionato italiano! Osimhen per Kvaratskhelia, triplo se invece no, va direttamente dentro Osimhen! Ancora di testa! Irreale! Victor Osimhen 1-0!
E Kvaratskhelia, solito movimento rientrale, tacco perché arriva Oliveira, cross verso Osimhen che schiaccia! Azione galattica del Napoli, doppietta ancora di testa di Victor Osimhen, 0-3. Del Salento per allontanare nuvole e cattivi pensieri, quelli del Napoli dopo lo 0-4 contro il Milan. Cross, colpo di testa e rete, realizza Di Lorenzo, 1-0 per il Napoli. Si gioca, Kvaratskhelia si accentra, poi lascia lì per Mario Rui, subito il cross con Gallo, Falcone la perde, il Napoli torna in vantaggio, autogol di Gallo al minuto 64. E Juventus-Napoli è una classica del nostro calcio e vale molto per la formazione di Luciano Spalletti che potrebbe mettere forse il tassello definitivo. Possesso di palla, al limite, dribbling, si va a destra da Emas, parte il cross, secondo palo, Raspadori, sinistro! Ha segnato il Napoli! 48esimo minuto! Il tocco, la stoccata è quella del numero 81, è quella di Raspadori che ha scaraventato il pallone in porta dopo il cross di Emas dal secondo palo, si è avvitato. L'ex del Sassuolo ha colpito il pallone al cuore. La Juventus al cuore e anche forse il campionato al cuore per la gioia. Dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli, questa è Napoli Salernitana, 33 anni, un saluto da Piero Gipardo e Andrea Stramaccioni. Ci sono cose che il calcio sa raccontare meglio di qualsiasi altro ragionamento e molto passa per questi 90 minuti, per questa festa annunciata, prevista, per questa immagine dall'alto. Per l'orgoglio di una città e di milioni di tifosi nel mondo e ovviamente anche per l'orgoglio della Salernitana, giocatori in campo e con l'atmosfera che lentamente si fa. Occhio alla battuta del calcio d'angolo in mezzo a cercare il colpo di testa, rete, 1-0 con Oliveira, va sotto la curva, 61-20, il Napoli è avanti. Osimhen va via ancora col mancino e fa 1-1, una super giocata a 7 dalla fine più un recupero. Finisce qui, finisce dunque 1-1 fra Napoli e Salernitana, la festa del Napoli è rimandata. Possibilità per uno contro uno con Udogi, liberissimo ancora il numero 4 che trova il vantaggio dell'Udinese. Lovric per l'1-0 Udinese al 13esimo minuto. Palla in mezzo, il colpo di testa, poi Anghissa si coordina, rimette in mezzo, a caccia della deviazione, Kvaratskhelia, la risposta è poi piazzato! Osimhen! 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 52 minuti! Sua gioia, forse anche la frustrazione di 52 minuti brutti per il Napoli, con un gol, con un lampo, con il tap-in. Finisce qui, finisce qui. Il tempo dell'attesa è finito, questo è il tempo di Napoli, campione d'Italia 2023. Napoli, 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 Napo
Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada.